Ogni tanto dal governo nazionale e da quello regionale vengono adottati dei provvedimenti per semplificare le difficoltà che si registrano nel mondo della sanità, cose che però non soddisfano pienamente i marchigiani. Noi abbiamo sentiti e al nostro microfono hanno espresso le loro lamentele. È un casino, ecco cosa penso, che è proprio un casino. Speriamo di non averci mai bisogno, perché uno c'ha bisogno della sanità e me che va al manicomio. Non si fida dei provvedimenti nazionali e regionali a riguardo? Io non è che me ne intendo molto, non è che ci sto molto a pensare, però vedo che sentendo i miei amici con i genitori e altre cose è un casino. Quella a pagamento funziona. Quella non a pagamento no? Così così. Se uno c'ha i soldi, domattina c'è la visita medica subito, se no devi aspettare 5-6 mesi. Cioè, a prescindere se comanda a destra o a sinistra, questa, la sanità sta sempre un po' il cancro dell'Italia. Non è possibile andare avanti così, noi siamo pensionati e quando arriviamo alla fine del mese giusto giusto ci si arriva. Ad indispettire maggiormente la gente sono le lunghe attese per le prenotazioni delle visite e i costi elevati, anche se non manca chi giudica positivamente la sanità marchigiana. Io sono fiducioso. Anche perché io ho una certa età e quindi ho vissuto in epoca in cui la sanità quasi non esisteva. Ma ce la siamo cavati. Quindi le lunghe attese, i costi elevati, insomma non le preoccupano più di tanto? Fino adesso no. Adesso devo fare la visita dall'ortopedico e me la farò a pagamento, perché decido io il giorno e anche il tempo. Non posso aspettare mesi, mesi e mesi. Un pensiero positivo, nelle Marche io sono soddisfatta, i tempi di prenotazione sono abbastanza celeri, decisamente positivo. Qui ognuno vuole farsi un'organizzazione di lavoro al proprio interno, indipendentemente da quello che c'è scritto come regolamento, e comunque il CUP in questo ha delle lacune immense. Lei non si fida? Della sanità? E quando mai mi sono fidato? Non mi fido perché tanto che lasciata lì a morire per conto suo, senza investimenti, senza tutte queste cose qua.